Un'ultim'ora che lascerà il segno, un'ultim'ora storica. È con grande dispiacere che oggi annunciamo la morte di Silvio Berlusconi. Aveva 86 anni ed era malato da tempo, ricoverato all'ospedale San Raffaele, recentemente era ritornato per alcuni controlli, ma evidentemente non ce l'ha fatta. La malattia, la leucemia era troppo grave. Il presidente Berlusconi ha lottato negli ultimi anni, ha lottato negli ultimi mesi, ha provato a ribellarsi ad un destino che invece è stato crudele per lui. 86 anni, è morto Silvio Berlusconi. La storia del paese, dell'Italia, sappiamo il suo incarico politico, ex premier, leader del partito di Forza Italia, ma al di là della politica noi in questo canale trattiamo di Milan. E quindi non possiamo non parlare di Silvio Berlusconi, il più grande presidente della storia del Milan, il presidente più vincente della storia del Milan. Un grande, grandissimo abbraccio ovviamente di condoglianze a tutta la famiglia che in questi minuti sono all'ospedale San Raffaele. Silvio Berlusconi, è incredibile dirlo, ma non c'è più. È morto, deceduto in queste ore. Le condizioni cliniche e fisiche si sono aggravate tanto nelle ultime ore, tanto da portare alla morte l'ex presidente rossonero, sapete, attualmente presidente del Monza. Silvio Berlusconi è stato alla guida del Milan dal 1986, pensate, quando sono nato io, al 2017. Poi c'è stata la cessione del club ai cinesi, successivamente sono arrivati gli americani, ma quello che ha fatto Silvio Berlusconi in questi anni, negli anni dall'86 al 2017, è stato un qualcosa di straordinario, ragazzi. È stato il Milan più vincente, più diciamo esaltante della storia del club. Ben 29 trofei in bacheca, ragazzi, 29 trofei in bacheca, ma poi che trofei? Champions League, scudetti, coppe del mondo, intercontinentali, supercoppe europee e tante altre soddisfazioni. Probabilmente è una di quelle notizie che ovviamente cambiano il corso della storia, perché Silvio Berlusconi è stata la storia di questo club, è stata la storia anche del nostro paese. Il Milan, la grande storia del Milan è riconosciuta in tutto il mondo proprio per quello che ha portato Silvio Berlusconi, l'innovazione nel club rossonero, la rivoluzione che aveva portato Silvio Berlusconi nel club rossonero. Da quando era arrivato lui tutto era cambiato al Milan, e lui si è presentato dicendo: voglio portare questo club sul tetto d'Italia, sul tetto d'Europa e del mondo, e ci è riuscito con la sua determinazione, con la sua forza, con la sua intelligenza, con la sua capacità di rivoluzionare in positivo il Milan. E l'avevano preso per pazzo quando aveva affidato la squadra ad Arrigo Sacchi, poi successivamente un altro grande ciclo con Capello, successivamente un altro grande ciclo con Carletto Ancelotti, sempre con Adriano Galliani al suo fianco. Oggi si è spento Silvio Berlusconi all'età di 86 anni e con ben 29 trofei in bacheca. È stato presidente, probabilmente non ci sarà più un presidente così vincente per il Milan, ma forse anche per il calcio italiano. Quindi è un giorno, questo 12 giugno, lunedì, davvero spartiacque, insomma. C'è un prima e un dopo Silvio Berlusconi. Quindi ancora un forte abbraccio al presidente e a tutti i nostalgici che fanno presente, che sono in questo canale, che seguono questo canale. Scusate, è comunque un argomento molto molto delicato, e ci tocca parlare anche di Milan. Perdonatemi se passo da un argomento così delicato, triste, come la morte di Silvio Berlusconi, a cose un po' più giornaliere, frivole, che parliamo infatti anche del Milan.
è un canale dedicato al Milan, quindi ci concentriamo anche sulle cose di casa Milan. Ripeto, perdonatemi, ma lo switch devo farlo anche per dare tutto il resto delle altre informazioni. E per dirvi che il Milan ci sta provando seriamente per il Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach, ma c'è anche da dire che il giocatore ovviamente andrà via a parametro zero, ma c'è anche da dire che sarà molto complicato per il Milan, perché c'è la concorrenza del Paris Saint-Germain, e quando c'è la concorrenza di un club che riesce ad offrirti 6-7 milioni di euro, è ovvio che è molto complesso. Il Milan purtroppo sta arrivando tardi a questi parametri zero, perché prima non erano stati molto considerati. Sappiamo che Maldini e Massara avevano degli obiettivi specifici e si erano concentrati su quegli obiettivi, magari trascurando altri parametri zero. Il Milan, per esempio, è arrivato solamente negli ultimi tempi, negli ultimi giorni, a trattare Tielemans, ma era già troppo tardi, perché arriva l'Aston Villa, perché soprattutto c'è già un accordo verbale con l'Aston Villa, e i soldi della Premier poi sono tanti, ti offrono un ingaggio da 5-6 milioni, da 5 milioni, e anche Tielemans va via. Stessa cosa Ndicka, che aveva già un accordo di massima con la Roma, il Milan tenta l'inserimento, ma qui anche potrebbe essere troppo tardi. Stessa cosa con Thuram, quindi io non voglio illudere nessuno, dico che è molto complicato. Se il Milan dovesse riuscirci, farebbe un grande colpo, perché andrebbe a sottrarre un giocatore al Paris Saint-Germain, e noi sappiamo che negli ultimi anni questa cosa non avviene quasi mai. Vedi l'anno scorso con Renato Sanchez, dove appunto il Milan aveva addirittura provato a prenderlo prima, poi arriva il Paris Saint-Germain, ti offre più soldi, il giocatore tentenna e va dove sostanzialmente ci sono più possibilità economiche. Questo per dire che il Milan ci proverà ancora per Thuram, ma credo che sia difficile. Poi vedremo, noi stiamo qui a far cronaca, a dire quello che ci risulta. In questo momento il Paris Saint-Germain è sicuramente in vantaggio rispetto al Milan su Marcus Thuram. Dunque, ripeto, perdonatemi se parlo anche di calciomercato, di cose più di attualità, ecco, ma volevo completare questo video anche dandovi altri aggiornamenti su quello che sta accadendo attorno a Thuram, dicendo che è comunque complicato che il Milan possa riuscire a prenderlo in un giorno in cui verrà ricordato questo giorno per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Ancora un forte abbraccio a tutta la sua famiglia. Giorno davvero storico, perché viene a mancare una figura che negli ultimi 30 anni è stata dominante sia nel calcio sia per il nostro paese, per l'Italia. Addio al grande presidente rossonero Silvio Berlusconi, che oggi ci lascia all'età di 86 anni. A presto.